Allora, benvenuti. Quindi io ho fatto un piccolo sondaggio in cui ho chiesto a tutti poco fa, quelli che stanno entrando, di dire se hanno fatto dei scorbietti rispetto con le puntate con la lezione precedente. Ho visto che in realtà la maggior parte non ha fatto nulla. non si vede il sondaggio. Il sondaggio dice che praticamente il 44% delle persone hanno detto che non hanno fatto nessuno sgorbietto. Il 33% hanno fatto almeno due sgorbietti e il 22% hanno fatto uno sgorbietto. Sì, perché questo probabilmente lo fa vedere a me. Ma non è importantissimo adesso capire. Volevo chiedere a chi di voi ha cominciato a giocare sugli Sculpted di Blender, se è riuscita a fare alcune cose. Insomma, chi di voi ci ha provato, insomma, se si è sentito soddisfatto o se ha pensato che sia una cosa troppo difficile. Potete anche scrivere qui in chat su Zoom. Allora, Eva mi sta dicendo che si è cimentata. E allora, Laura Antichi sta dicendo che non è molto soddisfatta, ma ci deve lavorare di più. E Corsaro Nero dice che invece non è difficile, ma bisogna prenderci la mano. Rossano è riuscito a copiare il Grinch e Maria Sgro ha detto non ci riuscirò mai. Allora, premesso che ne parlavo anche oggi con Eva, per riuscire a fare delle cose degne di nota bisogna anche essere un pochino portati, quindi non è che portati vuol dire avere anche proprio il pollice artistico, no? Che io ad esempio non ho. Chi si occupa di disegno, come Eva stessa mi ha confessato oggi, ma anche poco fa diceva Scorsaro Nero, si troveranno probabilmente avvantaggiati, perché chi sa disegnare sa che si schizza e che si fa poi una serie di approfondimenti, insomma. Cioè anche pochetto per volta. Quindi il dettaglio, ad esempio, non si fa subito, di solito, ma si fa. Adesso qui vedo che c'è un disegnino che mi ha mandato, però non riesco a vederlo subito. I dettagli, ad esempio, si fanno per ultimi e di solito si schizza e tra l'altro si fa proprio un lavoro proprio certosino in cui si ritocca infinite volte le stesse parti. Il mio problema è che se io ritocco le parti infinite volte, poi le rovino tutte. Mentre invece gli esperti, quando fanno i ritocchi, poi le migliorano, io invece le distruggo. Ora, stasera rivedremo qualcosa che io ho fatto vedere già nei video degli ultimi giorni, e cioè il meccanismo con cui si può riuscire, data la sfera, una sfera, a ricostruire almeno una parvenza di naso e una parvenza di bocca. Questo, tra l'altro, io l'avevo preso da un video che esiste, che però è stato fatto con una versione di Blender più vecchia. Su questa base, per esempio, si potrebbe arrivare a costruire qualche cosa di molto abbozzato, come ad esempio tipo le statue dell'Isola di Pasqua, no? Che sono proprio soltanto delle scolpiture, no? Quindi se noi andiamo ad esempio qua e cerchiamo, vediamo un po' se ce la farò, quindi se cerchiamo Isola di Pasqua,
L'isola di Pasqua, quello che di solito compare sono i famosi nasoni, no? Questi qua che sono una serie di sculture in cui c'è soltanto il... Beh, non so se siano sculture di Maya, credo che siano ancora prima di Maya, non c'entrano molto. Comunque sono dei nasoni che escono e questi nasoni escono con dei fori e delle cose e poi del Moai. Ora, quando ho concepito questo corso, avevo pensato di fare proprio una cosa tarata, tipo una fibbia di una cintura, una cosa del genere. Ma poi ho visto che in effetti possiamo fare proprio qualcosa di interessante, e cioè di fare proprio dei volti o comunque delle cose che ricordano dei volti umani. Quindi, tra l'altro, già questa cosa qua, volendo, se voleste farla, la potete fare almeno in due parti, nel senso che potreste scolpire il corpo e poi scolpire invece la faccia. Ora, io adesso aprirò Splendor e cercherò di scolpire una specie di curva simile a questa, e il risultato non ve lo garantisco, ovviamente. Una cosa, tutti voi quando farete le vostre teste, insomma, i vostri mostriciattoli, come vi abbiamo detto, potete mettere questi mostriciattoli nel villaggio che ha creato Michelangelo. Michelangelo ha creato un villaggio non molto lontano da qui intendo in Second Life, in OpenSim. Vedete che qui noi siamo qua. Ma in realtà vicino a qua c'è una zona che si può raggiungere anche da qua, abbiamo visto prima, cliccando su questo segnalino. Quindi se voi, mentre siete in craft, cliccate su questo segnalino, venite trasportati nella tana del Grinch. La tana del Grinch è un villaggio in cui voi entrate, suppongo, aiutami Michelangelo, una specie di zona comune, e poi dopo voi uscendo da questa zona comune potete poi entrare in questo villaggio che in realtà inizia un pochino leggermente distante. Comunque ci sono tutte queste capanne che possono essere prenotate. Dov'è il calendario dell'avvento? Ah, dentro la capanna centrale abbiamo il calendario dell'avvento. Ok, non so bene dove sia, ma dovrebbe... Ah, no, non è neanche questo. Per prendere possesso della capanna dovete cercare una capanna con la cassetta postale dove c'è scritto cliccami per diventare il... Sì, esatto, Michelangelo sta spiegando, quindi tutte queste casette sono, ad esempio questa qui è la casetta che ho preso io, semplicemente cliccando sulla cassetta delle lettere, andando avanti, qui credo che ci sia un tot, spazio di Annie, spazio di Rossano. E poi era solo spazio di Rosalia, insomma, sono tutte prese. Però mi hanno detto che ci sono. Ecco, vedi, clicca per usufruire di questa casetta. Quindi, se voi dovete fare un'esplorazione in questa zona, trovate delle casette vuote. Vedete che ce ne sono, io ne vedo già tre qua. E nel momento in cui andate a cliccare la cassetta delle lettere, diventate proprietari di quel posto e poi andate dentro la vostra casetta e lì dentro metterete le cosine che state realizzando, quindi almeno una se riuscite, poi se poi non riuscite non c'è nessun problema, ma è bello sapere che c'è un posto per metterle. Ok, allora torniamo qui nella saletta.
Allora, stasera io vi farò vedere più o meno quello che potrò fare per scolpire una specie di faccia umana col naso e la bocca, cosa che ho già fatto vedere nel video che ho pubblicato qualche giorno fa. E poi dopo, subito dopo, vi parlerà Eva che vi spiegherà come ha fatto lei delle cose tipo il Grinch o l'elfo che vedete qua, che sono delle cose che sono già indubbiamente di un certo... Di un certo valore, no? Non tutti saranno in grado di fare cose così, così interessanti, ma comunque tenete conto che non è neanche così difficile. Per Eva ricorda che c'è proprio un video dove spiega come fare il Grinch. Tra le altre cose, le spiegherà probabilmente anche come mettere la texture, cosa che io non spiego. E a tutti gli effetti la texture costituisce il 90% dell'effetto, perché vedete che dal punto di vista dello sculpting, questo Grinch, sì, che tra l'altro non è fatto male, però l'effetto più interessante di questo Grinch non è tanto lo sculpting, cioè l'effetto che dà di realismo, ma è proprio la texture che è stata messa sopra. Il Grinch, il video che ha fatto Eva, che tra l'altro ringrazio, è un video di 20 minuti, mi sembra, quindi forse anche di più, è 25 minuti. Però se lo seguite, anche se non segue magari i dettami che sto spiegando io, perché ognuno poi quando lavora con Blender usa le sue tecniche, no? Quindi non c'è bisogno di copiare o comunque di usare per forza le tecniche che uso io. Ognuno usa delle tecniche che sono meglio per sé. Ci sono centinaia di modi per fare la stessa cosa. Allora, innanzitutto vi sospendo un attimo, vi chiedo solo se avete qualche micro osservazione su quanto abbiamo detto, qualche domanda, qualche affermazione. Tutto ok. Vi ripeto la domanda che ho fatto prima come diciamo, questionario, quindi magari rispondete in chat subito adesso e scrivete quanti sgorbi o quante creazioni diciamo, avete fatto. Scrivetele in chat adesso su Zoom. Così, ecco. Eva adesso si è lanciata e ha detto 4, non più 2. Ok, nessuno, 1, 2. Paio Soares ha fatto anche uno sgorbietto in 3D. Ecco. Michele non ha fatto ancora niente. Ok. Allora, non so se avete capito l'idea di questo piccolo pillola. Noi facciamo questi moduli, no? È quello di darvi la possibilità di creare delle cose che non siano i soliti cubi o le solite cose, diciamo, metalliche. Ma di darvi la possibilità di concepire, di pensare che sia possibile anche fare delle cose un po' più organiche. Allora, apro Blender 2.90. Vi ricordo che adesso Blender è arrivato alla versione 2.91, che a me piace molto, ma visto che abbiamo iniziato il corso con la 2.90, direi che la teniamo. Però entro fine anno il prossimo corso di Blender sarà sicuramente con la 2.91. Quindi abbiamo il nostro lupetto, clicchiamo. Vi ricordo quello che abbiamo anche visto la volta scorsa, che era quello, quindi innanzitutto cancelliamo, facciamo una Mesh UV Sphere. Ecco, questa Mesh UV Sphere vista 1, col 1 è il tassello numerico di fronte, facciamo in modo tale da ruotarla, quindi facciamo R90, perché? Perché vogliamo fare in modo tale che i poli siano proprio frontali, un po' come le orecchie, i poli rappresenteranno su per giù le orecchie. L'altra cosa che avevo notato è che ogni volta che ruotate o scalate un oggetto,
dovete ricordarvi sempre di fare un control A e poi di applicare, per esempio, rotazione e scala. Questa è un'abitudine che dovete, avere sempre molto presente, perché se non fate questa cosa, ad esempio nello sculpting, io mi ero dimenticato di farla, e dimenticarsi di fare l'applica rotazione scala significa poi avere un sacco di confusione, cioè nel mio caso sculpting, il mirror dello sculpting non funzionava. Ora, una volta che siamo con questa sfera fatta così, andiamo nello sculpting. Vedete che abbiamo lo sculpting già fatto, dovreste vedere che c'è, ecco, vedete che c'è lo specchio, no? Vedete qua c'è il mirror abilitato lungo la X. Tra l'altro Eva mi raccontava oggi che nella versione 2.91 non è impostato automaticamente, quindi dovete ricordarvi di impostarlo. Ma nella 290 che stiamo usando noi è già blu, quindi è già impostato. Ricordatevi di mettere le statistics perché così vediamo quanti vertici abbiamo. Ricordiamo che i vertici per poter scolpire devono essere molti di più di 482. Il modo per aumentare i vertici ce ne sono tantissimi. Ma il più semplice, a mio avviso, è quello di, tra l'altro, guardate, se voi non lo vedete perché avete il font grosso, come è il mio caso, potete premere, cliccare sul tastino centrale del mouse, la rotellina, e poi trascinare per vedere le cose che sono sulla destra. Allora, la cosa più semplice è fare un ricavo a nuova mesh. E poi mettere come voxel size 0.01. Facendo remesh, cliccando su remesh, vedete che i vertici magicamente aumentano e diventano tanti, l'abbiamo già visto la volta scorsa, e quindi possiamo provare a vedere la nostra testa. Allora, questa testa abbiamo visto che ha le orecchie e il volto sarà di fronte. Però per poter far sì che sia effettivamente un volto, occorre forse vederlo frontalmente e schiacciarlo un po' ai lati, in modo tale da renderlo un po' rettangolare. Quindi bisogna schiacciarlo di qua. Quando siamo in sculpting, ricordate che il modo in cui si sculpta è definito da quella specie di anello blu. Quindi la prima cosa che facciamo è fare F per ampliare l'anello, in modo tale da poter agire in maniera un pochino più massiccia. Quindi andiamo su un'estremità e dobbiamo prendere un pennello, quindi dobbiamo scegliere un pennello e il pennello che scegliamo, giriamo di qua, prendiamo il pennello prendi. Il prendi è un pennello che permette di prendere un pezzo della nostra mesh. E di praticamente adesso vedete che facciamo CTRL Z, facciamo F, facciamo ancora un pochino più grosso perché vogliamo proprio restringerla in maniera tale che frontalmente vogliamo vedere una specie di viso. Ed è qui abbiamo la testa e poi qui sotto faremo più o meno metà, faremo gli occhi, il naso lo faremo qui in giù e la bocca la faremmo qua. Quindi la prima cosa che facciamo è di modellare frontalmente in modo tale da avere il viso un pochino rettangolare. Per averlo così di fronte si preme 1 del tastino numerico, quindi 1 al tastino numerico. Poi lo prendiamo un attimo di lato e vedete che di lato non è proprio quello che ci aspettiamo. Quindi sempre col prendi prendiamo un punto qua su questa diagonale e cerchiamo di trasformare questo in modo tale che ricordi più quello che potrebbe essere un volto. Adesso mi sembra che il modo può essere quello di allargare così. Okay. Quindi abbiamo fatto praticamente una specie di ovale. Se dovessimo fare la parte dell'isola di Pasqua, come ho detto prima, in realtà magari fate una cosa diversa, quindi la fate magari
non ovale, ma la fatta è un po' più rettangolare, ma il concetto comunque è simile. Quindi praticamente allunghiamo con 3, allunghiamo questa parte in modo tale che generi una sorta di mento. Ora, una volta fatto questo, praticamente noi abbiamo il volto con 1 e possiamo scolpirlo. Mi fermo un attimo per chiedervi se vi è chiara questa parte che ho fatto, l'F, il pennello, grab, tutte queste cose qua. Visto che siamo appunto in lezione, se c'è qualche cosa che non vi convince, la possiamo discutere, no? Sì. Io cerco, a volte anche banalizzando, di rendere le cose il più ovvie possibile, no? È chiaro che poi quando vi trovate poi effettivamente a farlo, sicuramente i problemi saranno molto più complessi. Poi, e quindi vuol dire sostanzialmente per voi perdere parecchio tempo. Allora, ricordate che dobbiamo vederlo, questa cosa dobbiamo vederla sull'asse X, quindi la simmetria sull'asse X, che sarebbe questo asse rosso, e a questo punto prendiamo un pennello, che sarebbe il disegna, e con questo pennello proviamo a incidere. Incidere vuol dire, allora, normalmente se noi, allora innanzitutto se noi clicchiamo vedete che è troppo grosso, quindi facciamo CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, torniamo a cosa, facciamo il pennello un pochino più piccolo. Per esempio, vedete che in alto c'è il raggio. Il modo in cui volete partire è differente, cioè ognuno usa la sua tecnica. Se volevate partire da un cilindro, andava bene tanto quanto. Io ho preso quest'altro, io non rivendico nulla di quello che sto spiegando, l'ho preso da dei video di personaggi americani che insomma, quindi incidiamo, diciamo, prendiamo un pennello, diciamo, un pochino più piccolo, per esempio sui 60-70. Allora, pennello più piccolo e a questo punto, dicevo, se noi clicchiamo, vedete che incide praticamente in questo modo, CTRL Z perché non ci piace. Tra l'altro, oggi parlando con Eva, abbiamo visto che il pennello più, cioè la cosa più usuale che usa Eva è proprio il CTRL Z perché sbaglia praticamente anche lei tutti i momenti. Quindi, se noi clicchiamo, qui vengono generate dei rilievi. Vediamo domande. Si può creare prima anche in Blender e poi applicare lo sculpting, certo. Sì, è anche un workflow, anche quello. Io adesso sto facendo una lezione molto semplificata. Per farvi vedere come agire partendo dallo sculpting, ma qualunque oggetto creato in Blender può essere sculptato, è una delle cose più potenti di Blender. Quindi, certo, no. Puoi prendere, ad esempio, ho visto che Maria Luisa Faccin aveva creato, mi sembra, un cono per fare il picciolo della zucca, e poi dopo suppongo che sia andata poi di sculpting. Un cilindro, scusami. Aveva creato appunto un cilindro e poi aveva sculptato il cilindro. Poi potete partire da un cubo, da qualunque altra cosa e sculptarlo. Comunque, noi usiamo questo per incidere. Allora, per incidere usiamo il control. Il control vuol dire che premendo control praticamente. Non è neanche il control perché sta. Allora, aspettate che cerco di. Ah sì, col CTRL adesso sta incidendo, quindi incido praticamente gli occhi e poi continuo a incidere cercando di creare una specie di naso. Vedete che sto incidendo e sto facendo praticamente una struttura che ricorda un volto. Quindi semplicemente usando la simmetria X e incidendo sono riuscito a rendere quello che è una specie di volto. In realtà forse conveniva, fatto CTRL Z, farlo un pochino più in basso, no? Perché se le orecchie sono lì, gli occhi saranno più o meno qua, quindi faccio CTRL e incido praticamente qua gli occhi e poi vado sotto e incido il naso sotto.
quindi ho ottenuto praticamente la stessa cosa. Quindi facendo così ho ottenuto direttamente la parte del naso dell'orbita oculare. Tra l'altro qua, se premete Shift, premendo Shift si ammorbidiscono praticamente i rilievi. Quindi, ad esempio, qui vedete che questa guancia è troppo evidente, quindi faccio Shift e ci passo sopra. Gli occhi sono circa metà dell'ovale, sì. Adesso, perdonate, io sono estremamente rozzo. Ecco, poi c'è da dire che potete fare il piega. Il piega poi può agire praticamente per rendere un pochino più definito, praticamente si fanno delle pieghe praticamente per rendere più definito praticamente vedete che ho usato il piega, questo pennello, e così riesco a rendere più definite col piega. Posso anche piegare praticamente qua, praticamente per ottenere delle specie di occhiaie qua sotto. E poi col piega posso anche scavare, insomma, per ottenere, diciamo, il volto, la bocca. La bocca, qui anche qui ci sono diversissime tecniche. Quindi la bocca può essere anche scavata, quindi praticamente scaviamo qua, praticamente cercando di creare la bocca, vedete? Oppure può essere fatta, come ho fatto vedere nel video, creando un rilievo e poi scavandoci dentro. Comunque, i pennelli fondamentali che possiamo usare sono, nonostante che Blender ce ne offre una quantità enorme, perché abbiamo un ventinaio di 1, 2, 3, 4, aspetta, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e già qui sono 22 pennelli. Io direi che la cosa migliore sia quella di scegliersene due o tre di questi pennelli ed imparare a usarli. Ognuno di noi usa i pennelli che gli piacciono di più. Quindi, come vedete, io adesso usando soltanto il disegna, che è questo, con cui ho definito queste cose, ho usato ancora il piega per fare i dettagli, e poi in realtà ci sono varie possibilità. Per dire, c'era il prendi per rendere un pochino più ampio, ad esempio, il naso, posso prendere il prendi, oppure mi diceva Eva che lei usava l'elastic deform per ingrossare le varie cose. Comunque, facendo in questo modo, non so se avete notato, io in pochissimi secondi ho fatto una cosa che ricorda molto un volto. Non so se cosa ne pensate di questa. Oltretutto, la cosa interessante è che questa non è la prima volta che sto usando lo sculpting, però mi è venuta già un'immagine un pochino meno mostruosa. Quindi sono già abbastanza soddisfatto. Ok, allora sentite, io chiaramente questa cosa qua poi probabilmente dovrà essere anche migliorata, nel senso che magari dobbiamo prendere il prendi e fare un pochino in grosso e poi magari stringere il volto, insomma, e metterlo un pochino per renderlo un pochino più vivido, no? Però direi che visto frontalmente questa cosa ha già il suo effetto. Poi se prendo il prendi, sempre che ce l'ho in mano, posso restringerlo un pochetto e provare a estendere il naso e quindi generare praticamente il naso nelle maniere che mi vengono meglio. Poi posso gonfiarlo, nel senso che ci sono anche degli altri pennelli che posso trovare che gonfiano queste cose. Ad esempio, se io vado già in disegna e clicco qua, vedete che lo gonfio. Gonfio il naso e lo rendo sempre più interessante. Allora, per allargare il raggio uso la F, premo F, mi compare un cerchio e poi muovo il mouse.
e quindi modifico la misura in cui voglio fare questa cosa. Quindi io più o meno, e poi tra l'altro, ecco qua, se voglio incidere le narici, vado poi qua con disegna, magari faccio un, aspetta, faccio F. Prendo una cosa incisiva, vado qua control e provo a incidere praticamente le due naricine sotto, no? Per quello, beh, è già mostruoso, però è per dire che si può lavorare e avendo l'aiuto del mirror, diciamo, diventa tutto molto più interessante. Qui al posto degli occhi, una delle consigli che a volte si fanno è quello di mettere anche delle altre, proprio degli occhi esterni, quindi altri oggetti che mettete al posto degli occhi, nelle orbite. Qui volendo, e tra l'altro adesso passerei la parola a Eva, se vuole dire due cosine su come fare qualcosina in più, tipo le orecchie, o accennare, insomma, qualcosa come si chiama già? Il Grinch che ha fatto prima. Ci sei, Eva? Sì, ci sono. Allora condivido il mio schermo. Tu riesci o devo darti della cosa? Credo di riuscirci. Adesso vedo. Sì, dovrei riuscire. Allora, condivido lo schermo. Ah no, è disabilitata Allora, la. disabilitata, fammi vedere, facciamo partecipanti, Eva. E io ti aspetta, assegna ospite, chiedi di avviare video. Aspetta, prova a dirti di assegnare ospite, quindi diventi l'ospite tu. Adesso dovresti potere. Sì, riesco. Ok. E passo subito in Blender. Aspetta che Eva ha avviato, ho smesso, quindi confermatevi se state vedendo lo schermo di Eva. Sì, perché io adesso non vedo più neanche la chat, cioè non vedo più niente. Sì, la chat per vedere, a parte che te lo dico io. Comunque dicono di sì che ti vedono, Sì, quindi puoi. esatto. Allora, io avevo preparato già una base tipo quella che ha fatto Sal adesso per mostrarvi un po' come si può operare poi su una base già un po' incisa. Adesso la devo spostare un attimo perché preferisco. Io lavoro molto, ecco, in posizioni ortogonali. Cioè, preferisco lavorare così piuttosto che mettere la mesh in una posizione non ortogonale perché mi riesce più facile poi capire le proporzioni, eccetera. Qui tra l'altro, appunto, magari un po' troppo in alto gli occhi, comunque è tanto per dare un'idea. Lo sposto un attimo, ok. E lo metto al centro. Quindi qui come ha fatto Sal possiamo definirlo meglio, definire meglio l'orbita magari con un piega. Con F io posso dare una dimensione che voglio, vedete, ingrandisco, rimpicciolisco al pennello, lo faccio un po' piccolino e con piega dovrei. Ah, dunque, vediamo se è abilitato, non è abilitato, quindi devo abilitare la simmetria. Vedete, quando si abilita la simmetria, compare un pallino dello stesso colore del pennello dall'altra parte. E quindi vedete subito se la simmetria è abilitata o meno. Quindi io incido un po'. Naturalmente sarebbe molto più facile farlo con una tavoletta grafica, ma. La forza dell'incisione dipende anche moltissimo da quanto abbiamo stabilito che sia pesante, quindi magari aumento un po' la forza qui sopra, la porto più o meno a 500 o qualcosa.
e quindi così diventa, vedete, che si incide molto molto di più. Questo vabbè, ve l'ha già fatto vedere Sal, io non sapevo a che punto sarebbe arrivato, quindi devo dire che ha ottenuto anche un buon risultato. Dunque, io di solito cosa utilizzo per... mi metto in una posizione laterale, utilizzo per modellare la testa l'elastic deform o elastic deform. Lo preferisco un po' al trendy, poi vabbè, ognuno può scegliersi appunto, come diceva Sale, i pennelli che preferisce, e lo ingrandisco con F, abbastanza da, e provo a modellare ulteriormente la testa, magari portando il mento un po' più avanti, ecco, dando una forma un po' più credibile. Il grab invece serve sicuramente per fare il naso, cioè per portarlo fuori, rimpicciolisco un po', si usa molto l'F, vuol dire. Ecco qui. E quindi tiro fuori il naso e gli do una forma che mi sembra, opportuna per il tipo di figura. Se per esempio voglio fare l'elfo, come avevo già provato a fare, il naso deve essere piuttosto appuntito. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata, vediamo un po', perché devo vederlo in una posizione frontale, no, abbastanza bene. Per il naso sarebbe meglio poi modellarlo togliendo la simmetria. Comunque vedo che, bene o male, qui funziona abbastanza. Ecco, ovviamente il naso ve lo regolate un po' come vi sembra più opportuno a seconda del tipo di figura che volete costruire. Col disegno posso sempre aumentare un po' le narici. Sembra il robot di Guerre Stellari un po'. Forte, sì. Ecco qua. Sì, perché in effetti andrebbe un po' anche diminuito, vediamo un po' se con sempre l'elastic deform, con F. Posso un po' lavorare sul... Ecco qui. Cioè cerco di renderlo... l'elfo per esempio ha il mento molto aguzzo, quindi dovrei lavorare sul mento in modo da renderlo più... può esservi anche molto utile avere una figura di riferimento, sia inserita nel... direttamente in Blender o anche a portata di mano, in modo che io adesso non ho nessuna figura di riferimento, quindi faccio un po' come capita, ma la figura di riferimento credo che sia abbastanza utile. Vediamo cosa succede facendo lo shift, che io uso poco, dovrebbe ammorbidire un po' questa figura. Ecco, anche di lato, così diventa già un pochino più accettabile. Bisogna, in realtà poi bisogna lavorarci parecchio se si vuole ottenere un risultato decente. Per esempio con disegna il contour posso rifinire le occhiaie, sempre le orbite, tutte le occhiaie, sempre diminuendo parecchio, e control, control Z naturalmente, perché, e creo magari l'idea degli occhi. Gli occhi appunto si possono anche mettere come due sfere separate, anzi direi che è consigliabile perché vengono sicuramente meglio. Dipende da cosa si vuole fare, se deve essere un personaggio più realistico oppure una scultura tipo quella che vedete in aula dell'elfo, che è proprio tipo una statua. La bocca è una delle cose più difficili, si può
fare sempre col control, prima magari aumentando un pochino. Io in realtà quella l'ho fatta incidendo, però adesso veramente non c'è moltissimo tempo, quindi ve la farò vedere approssimata. Quindi aumento un pochino, sto alla bocca in giù. E sempre con... Fallo che sorrida almeno, dai. Vediamo se ci riesco. Ma sì, facciamo sorridere. Però in fondo non è detto che sia buono. Più o meno, ecco. Io ripeto, poi ci ho lavorato moltissimo incidendola. Quello che volevo farvi vedere veramente sono le orecchie. Fare delle orecchie umane è molto difficile. Quindi bisognerà che lo sperimenti un secondo tempo. Comunque, per fare delle orecchie d'elfo invece è molto più facile, cioè si prende il grub, magari si ingrandisce un po' sempre con F, si posiziona ai lati della testa e si tira su. A questo punto però sono orecchie molto appuntite ma poco realistiche. Quindi posizionandomi sempre su tre, cosa faccio? Col solito trucco, le sposto un po' all'indietro. Vedete che compare questa linea che vi permette di spostare all'indietro o una parte dell'orecchio, oppure direi addirittura tutto se ingrandisco. Vediamo un po' così, cosa succede. No, così un po' troppo, quindi CTRL Z, sempre un po' più piccolo, ne Sì, questo spostiamo. pennello qua è un pennello molto potente che non ho spiegato, è già molto evoluto, quindi Sì, sono già serve buttato. comunque serve a spostare, poi ovviamente un orecchio sarà incavato, quindi sempre con disegna, oppure volendo anche con il contrario che così non devo usare il control, scavo all'interno dell'orecchio, vado a cercare di fare una specie di padiglione auricolare. Naturalmente qui sarà più scavato perché l'orecchio ha con lo shift posso un po' togliere queste deformazioni. Ecco un'altra cosa, però questo è un po' più per esperti. Quando poi ridurremo il numero dei vertici e vedremo che si sono create delle ombre o delle cose che non vanno, si può anche lavorare sui vertici mettendosi in edit mode e riportare la figura, cioè togliere praticamente quello che dà fastidio o non piace. Ecco, secondo me, per esempio, l'elfo ha le orbite un po' rivolte verso l'esterno perché ha questi occhi un po' particolari, quindi scavo ancora all'esterno. E poi con Shift poi ripeto ciascuno, ripeto anche, l'ho detto anche Sal. Ciascuno usa i pennelli che gli vengono più comodi. Cioè, proviamo per esempio se col grab, aumentandolo parecchio, riesco a sistemare anche le guance. Vediamo. Vediamo. Va sempre visto comunque in... almeno nelle due direzioni principali. Qui la bocca potremmo portarla un po' più dentro, però ovviamente devo diminuire il pennello.
Poi vabbè, per fare il collo io avevo aggiunto un cilindro sotto. In realtà si potrebbe fare dando una mascheratura e tirando con il grab, ma non mi è riuscito granché, quindi non ve lo posso neanche fare vedere. Ah, va bene, fermiamoci al viso semplice. L'idea era quella di far vedere come avere una cosa semplice, semplice. Quindi se a questo punto questa cosa qua la vuoi far vedere di nuovo come si fa a importare in OpenSignal. Certo, allora lo facciamo subito, non sarà granché ovviamente. Sì, va Allora, bene. innanzitutto dobbiamo ridurre il numero dei vertici, quindi andando in layout, non so che cosa verrà fuori, visto che non ho inciso moltissimo, andava lavorato molto di più, però ripeto, è anche una questione di tempi. Cioè, in realtà, per fare queste sculture si perde un sacco di tempo, cioè almeno io ci metto parecchio. Sì, chiedeva qualcuno a Laura Antichi sulla texture. Allora, per la texture ha fatto vedere un sistema molto efficace, proprio Eva, però la texture l'ha messa subito, Sì, partendo da una foto la esterna. texture andrebbe messa prima. E poi Sì. soprattutto occorre una texture adatta al tipo di viso che si vuole modellare, ovviamente. Esatto. Questo Ma ai diventerà. fini di quello che facciamo vedere noi adesso, facciamo vedere delle cose abbastanza semplici, giusto? Sì, Cioè, infatti. quindi proprio delle cose di Non so, Laura, pietra. potrei dire di guardare il video del Grinch, è un po' lungo, non ti dico della Vabbè. fatica a farlo, perché poi ogni tanto sbagliavo, devo tagliare, eccetera. Però lì proprio viene spiegato come ho applicato la texture. Allora, invece in questo caso per importarlo in OpenSim, visto che è molto pesante, adesso non avevo fatto vedere le statistiche, però se vedete a 163.000 vertici non si importerebbe mai e poi creerebbe anche molto lag. Quindi aggiungo un modificatore che è il decimate. La decimazione e qui posso scegliere quanto decimarlo. Ovviamente più sarà alto il numero che sceglierò per la decimazione e meno saranno i vertici. Se io provo a fare con 0.01, per esempio, vediamo cosa succede. Lo applico. Questo applica e non so perché una volta era così semplice. Ci mette un pochino perché viene molto. Vedete che il numero di vertici è molto diminuito, sono 1634. Se io vado in edit mode si vede anche. Non Sì, mi per pare che ci siano. 1634 vertici è poco più di un cubo, In Second Life peserebbe uno. Infatti un peso proprio mio. Beh, ma anche perché qui la modellazione è stata molto approssimativa. Volendo, gli posso dare un'ombreggiatura levigata in modo che assomigli un pochino di più a una statua, qualcosa del genere. Poi vediamo, devo dargli anche un materiale, ovviamente, perché altrimenti non si vedrà. Vedo l'anteprima. Allora, in questo caso, vabbè, posso dargli un colore di sfondo, quello sicuramente. Io ho visto che la cosa migliore è lasciarlo bianco. Quindi vediamo un po', perché dandogli dei colori risulta veramente falso. Ma tanto si possono dare anche in OpenSim i colori, non è un Sì, problema. l'importante è che ci sia il materiale. Ovviamente, se invece avessi usato una texture, poi bisognerebbe, a parte quello, io l'ho fatto all'inizio. Comunque Tra l'altro, più bisognerebbe che elfo, in vedere. questo momento mi ricorda un diavolo questa Sì, cosa infatti è qua. fatto abbastanza in fretta. Con le corna. È vero. Oddio, il diavolo avrebbe le corna. Le corna dovrebbero essere più Più piccole, sopra. appuntite. Sì. Ah, beh. Comunque, allora abbiamo messo il materiale. Possiamo lavorare anche un pochino sul materiale, non so quanto poi questo renda in OpenSim, comunque per esempio possiamo mettere a 0,5
no, ho sbagliato, il metallico 0,5 e vedete che già assume un aspetto un pochino diverso, aumentare la lucentezza che qui è a 0, quindi anche qui dargli uno 0,5. Ripeto, poi non so quanto questo verrà reso. No, ma non è neanche il caso di fare queste cose, perché tanto se proprio Ma uno a vuole fare volte, lo lucido, se eccetera, lo fa in open sim, c'è proprio la però funzione. se si vuole importare invece in Sketchfab è utile perché Sì. questi dati vengono riportati e quindi avremo un risultato più simile a quello che abbiamo fatto in Blender. Va bene, qui chiaramente, ecco, c'è una piccola ombra. Quindi se io vado in Edit Mode, devo forse aggiustare questo vertice. Siamo in vertice, sì, perché crea una piccola. È quello che vi dicevo prima. Poi se ci sono dei difetti che capita, si possono aggiustare con G, io sposto il vertice, vediamo se con questo. Sì, l'ombra è sparita, vedete. Quindi si possono fare dei piccoli aggiustamenti anche in Edit Mode. Comunque, questa è un'unica mesh, quindi invece di sfera la chiamiamo boh, prova, testa di prova. Andiamo in. Chiaramente se volessi salvarlo posso farlo dando un salva come blend, file blend, però in questo caso non mi interessa. E do un esporta, incollata. E come impostazioni do quelle per Second Life e OpenSim Static. Lo metto in corso Blender. Qui si chiamava testa base, vabbè, lo lascio come testa base. E lo sporto in collana. Vediamo poi di importarlo. Allora sono qui, costruisci, carica, modello. Dunque si chiamava testa base, quindi lo cerco. Testa base dai, apro, essendo molto semplice, Non lo vediamo la tua finestra, quella forse di... perché io avevo scelto. Sì, se vuoi farci vedere l'altra parte devi ricondividere lo schermo. Temo di sì, perché avevo fatto una scelta di condividere solo Blender. Allora, niente, qui devo ritrovare il. Se lo Lorenzi, entro io la faccio vedere, se lo Lorenzi nella scena. Volevo far vedere come importarlo, ma comunque non riesco a recuperare. Qui ho un sacco di finestre aperte, accidenti. Vabbè, tu rezzalo, lo faccio vedere. Poi comunque l'abbiamo fatto vedere tante volte, no? Come si Sì, beh, importa. quello è Se vero. qualcuno ha dei dubbi o scrive qua e gli spieghiamo meglio, o eventualmente gli fai vedere l'import direttamente, ma tanto adesso tra poco l'avrà importato e gli farò vedere come appare qui su Sì, OpenSim. avrei dovuto scegliere condividi lo schermo, non condividi Blender. Intanto lo sto importando, non sto a fare delle cose molto raffinate, tanto No, no, per. no, tanto mi serviva. Ok, quindi calcolare pesi e tariffa, carica. Ed ecco qui. Ok, l'ha rizzato. Sì, naturalmente viene con texture sbagliate, quindi Ok. bisogna. Sì, mettigli una texture un po' più colorita, se vuoi. Però già così praticamente si vede che è una specie di roccia che è stata scolpita a mo' di viso umano. Sì, Quello che io inizio volevo dire... nuoto, Sì, ecco, vedete, già luminosità così. massima.
Eccola già, no, No, nudità no, tutta luminosità massima, massima no, assolutamente, no. assolutamente. Però vedete che siamo riusciti a ottenere un viso scolpito un po' sul... E tra l'altro le orecchie, vedete, sono le orecchie abbastanza ragionevoli, pensando a un elfo, no? Ecco, gli ho dato il massimo della lucidità in modo che sembri proprio magari Una roba tipo vetro, insomma. metallica. Sì. Metallico vetro. Quindi io direi che abbiamo visto, dunque, la settimana scorsa abbiamo visto le basi per scolpire con i pennelli, ho fatto vedere tutti un tot di pennelli. Questa volta abbiamo visto alcuni pennelli mirati per fare proprio un viso. Vi chiedo a tutti i partecipanti se avete dei dubbi o se vi sembra interessante, o comunque se volete fare qualche commento prima di chiudere. Di chiudere, insomma, di poi di finire, perché poi il compito che vi chiederei di fare entro fine dicembre sarà quello di realizzare nelle vostre capanne una testa di un qualche o mostro o anche statua, così in modo tale da poterla far vedere agli altri. Quindi faremo poi una mostra di mostri o mostra anche di cose belle, se fate cose belle, voglio dire, personaggi gradevoli, dipende tutto dalle vostre capacità artistiche, no? Però anche se non siete capaci, come non sono capace io, di fare cose belle, anche quello che viene va bene, giusto? Quindi, cioè, vedo che mi si è illuminato qualcosa, quindi la testa cava. No, mi sembra che sia giusta la testa. Perché dici che cava? Mi No, sembra che non è sia. cava. No. Qualcuno ha detto che era cava, ma non è No, cava. no, 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 Vedete che è bella tutta con le normali giuste. Tra l'altro, se vuoi far vedere, magari le normali, nuovo da te. se riesco a tornarci, vediamo. Sì, vedete Sì, ti meglio. vediamo. Ah, perfetto. Sto anche Allora, registrando. vi faccio vedere le normali. Peccato che non sono riuscita. Allora, Orientamento facile sotto. Sì, ce l'avevi. sì. L'hai perso, ma ce l'avevi. Sotto Sì, lì, ecco. quello lì. Vedete Ok. che è completamente blu. Sì. Quindi non, è anche ovvio perché non è che sia stato fatto granché. Comunque può capitare, scolpendo, che invece delle parti risultino rosse, lì bisogna aggiustarle. Si può fare anche come ho fatto io, cioè andando in edit mode e lavorando un po' sui vertici. Naturalmente è per persone un filino più esperte. Sì. Ricordo che adesso questo qui è già sofisticato, tra virgolette, perché sono già dei volti, ma se invece di fare dei volti volete fare delle rocce o qualche cosa di strambo, no? È ancora più facile, nel senso che vi divertite e fate un po' quello che in Second Life una volta si chiamava il torturamento dei prim. Ah sì, è vero, In cui la gente si divertiva a è vero. Sì. infierire sui prim, e qua invece si può infierire sulle mesh, quindi si fa il tortura mesh, no? Che è Sì, anche. beh, ovviamente per fare dei massi ci sono anche tanti altri sistemi per fare delle rocce. Per esempio, vediamo se in questa versione ho mesh, aggiungi mesh. Sì, ho le funzioni matematiche, quindi troviamo anche le rocce, forse negli extra. Oppure no, quello lo sa meglio sicuramente di me, Rosalia. Ah sì, se volete fare vasi con incisioni è sicuramente Vabbè, la adesso non mi cosa ricordo. ideale. Cioè potete fare dei vasi dove ci sono dei simboli e quindi delle scritture, delle incisioni, diventa veramente banale, insomma. Ed è una cosa che non potreste fare in altro modo. Ok. Ecco, io non riesco a capire perché ho perso completamente. Sì, va bene, ma non importa. Comunque, abbiamo chiuso la cosa. Ho visto che alcuni stanno dicendo che hanno già messo dei mostri nelle loro casette. Puoi Secondo togliere la condivisione se vuoi. dunque, aspetta.
Condivido il mio schermo, ok? Così Sto ancora posso chiudere visualizzando. Blend. Sì, spegni tu la tua condivisione. Non la trovo più. Interrompi condivisione, eccolo qui. Sì, perfetto. Allora, lei ha interrotto la condivisione, torniamo noi qua su Firestorm. Mi metto solo la chat, se riesco, non ci riuscirò mai a fare solo la chat. Vabbè. Diciamo che allora, il messaggio che mi sembra di avervi dato è che queste cosine che sono tutto sommato dei piccoli giochetti, ma finché uno non impara a farli, sembrano delle magie, no? Le potete fare anche voi e sicuramente, ad esempio, in un'ottica didattica di DAD o comunque di insegnamento della creatività, ha un valore, no? Poter insegnare ai ragazzi a esprimersi come se fossero degli scultori, quindi per poter generare delle cose che sono o di totale fantasia, cioè praticamente soltanto buttando giù delle cose come gli capita, o a volte ancora meglio prendendo eventualmente dei modelli, o meglio o peggio, insomma, in modo tale da poter fare delle realizzazioni mirate. Sì, magari anche in collaborazione con l'insegnante di disegno, se è una scuola che ha un insegnante di disegno, potrebbe essere molto interessante. Sì, poi l'altra cosa che dicevo a Eva, che soprattutto il pennello Grab, quindi praticamente vedete qui abbiamo la parte che ho fatto io oggi, no? Ma il pennello Grab, oppure anche l'altra, l'Elastic Deform, sono molto interessanti perché permettono di alterare una mesh, che tra l'altro, ripeto, può essere qualunque tipo di mesh, no? Nel modo che più vi è congeniale. Quindi potete fare veramente delle cose, potete fare la luna, potete fare un sacco di cose, no? Potete ottenere degli effetti di deformazione molto pesanti, no? Cioè, quindi, e cose che praticamente, tipo, beh, questi disegnini qua che sto facendo, quindi ottenere praticamente delle cose. Quindi Ecco, Michele oltretutto ha arrestato una testa, ho rizzato la però testa. in effetti con quel verdone non si nota molto il. Vediamo cosa ha rizzato. Dov'è? Aspetta che non la vedo. Ci sono due persone in sala d'attesa. Ah, davvero? E perché non lo vedo? Non mi dice nessuno in sala d'attesa. I partecipanti sono tutti. Sì, sì, Comunque. c'è. Allora lo ammetto. Se tu vedi delle. Ah, perché sei tu diventata ospite adesso. Quindi Ecco. sei tu che devi accettare. Come dicevo, comunque niente, in pratica abbiamo non, dimmi dov'è quella testa che hai detto che è stata rizzata, che non la vedo. Dove c'è anche Michele? Ah, Aspetta, mi avvicino, sì. questa qua, giusto? Sì. Michele, se metti un colore un pochino meno pesante, meno forte, forse si vede meglio. Sì, forse deve metterla. Magari c'è un grigio sopra nella texture. Comunque, sì, si capisce comunque che la mesh è già carina, comunque, Sì. no? Tra l'altro, se io faccio edit di questo, si vede già la mesh, vedete Provo a farlo io se riesco. che. Modifica. Io Ma tu non hai la possibilità di ho modificarla. la possibilità. Ce l'hai la possibilità? Sì, se entro in modalità divina posso farlo. Ah, tu sei divina. In questo momento. Sì, a livello 210 poi. Allora, porto i permessi e così cambio il colore.
Sì, c'è un grigio, dovrebbe essere vuota. Sì, comunque già qui si vede già un pochino meglio. C'è una piccola imperfezione qua, non so se la vedete. La sala Zar, noi vediamo chi non è dentro Craft, vede schermo nero con Edu 3D. Uno dei due può condividere lo schermo, per Ah, scusami. favore. Sì, Sì, condivido io. grazie, Condividilo tu, Sal. grazie. Sì, mi ero dimenticato di condividere lo schermo. Ah, no, mi devi ritornare, devi mettermi a me come ospite. Vai sui Pensavo partecipanti. di essere solo cost. Allora, No, vediamo un po'. perché t'avevo messo come... Altro assegna co-ospite, ecco. Sì, ho sbagliato io prima in pratica. Se io Così siamo faccio entrambi. condividi lo schermo, ok, condivido tutto. Ok, scusate vedete adesso? Ah, è vero, c'è un piccolo difetto che andrebbe corretto. Questo difettino qua è proprio quel tipo di difettini che diceva Eva prima. Questo qui vuol dire che ci sono dei punti nella mesh Vanno che spostati. sono rientrati troppo nella mesh, che quindi vanno un po' spostati. O anche se siete in Sculpt potete fare con lo Shift, no? Cioè fare un po' di smooth e questo rende. Poi vabbè, non è che sia gravissimo in assoluto, no? Nel senso che comunque la mesh si vede, no? Però si vede questo effetto che è un difettino che insomma si può... Vediamo, vedo che segui Paolo attivissimo. Sì, Sì, io seguo Massimo Polidoro, adesso vabbè. dei debunker. Niente, allora, no, sono 10:30. Io direi che interromperei la registrazione e la lezione. Se vi è piaciuto questa cosa, commentate pure su Facebook, scrivete, mettete le vostre creazioni. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti di Edu3D sono, e qui dovete darmi una mano voi, Michelangelo, Eva, che non mi ricordo già più. Quindi cosa c'è la prossima? O Giovanna anche, o gli altri. Sembra che ci sia Mozilla Hubs, giusto, la prossima settimana. Vediamo un po' che qui ci Non mi sono. ricordo. Ah, vedo che Corsaro Nero dice che sono lezioni belle. Allora, la prossima settimana ci sarà, ci sarò io ovviamente, ma mi farò aiutare da Giovanna e mi sembra anche da Maria, se non ricordo male, che vi faremo vedere come usare Spoke per fare dell'ambientazione, per fare delle ambientazioni di Mozilla Hubs. Ricordo a tutti che Mozilla Hubs è un sistema per fare mondi virtuali molto molto semplice. Spoke è un sistema tipo Blender, ma molto più semplice da un lato, è più semplice, dall'altro lato secondo alcuni è più complicato perché è più difficile muoversi, no? Però è molto 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 semplice perché permette di impostare delle scene in Mozilla Hubs. Senza dover usare Blender, quindi cioè, non siete obbligati a conoscere Blender per fare delle ambientazioni Mozilla Hubs. Si può usare questo sistema Spoke e la settimana prossima insegneremo con un modulo in due lezioni come si lancia Spoke, come si salvano le scene e come dalle scene poi si costruiscono le stanze. Ed è tutto, in realtà, secondo me, tutto sommato. E chi usa Blender, come diceva, le finestre con i quadri si fanno con un oggetto di Spoke che si chiama, come si chiama? Media Frame. C'è proprio un oggettino che credo che sia Giovanna soprattutto, e credo anche Maria abbiano visto perché le abbiamo studiate insieme. L'abbiamo studiato insieme anche con Michelangelo, infatti anche Michelangelo ci siamo messi nelle settimane passate a giocarci un po'. Non è una cosa, cioè bisogna sempre farci molta molta attenzione, avere molta molta pazienza, ma una volta poi imparato, una volta poi fatto un po' di
esercitazioni, insomma, cioè le prime volte ci si impiega delle ore. Michelangelo stesso mi dice la prima volta si era un po' lamentato dicendo che in 2 ore era riuscito a mettere sì e no a posto due frame. Però ecco, anche lì ci sono poi tutta una serie di piccoli trucchi che poi uno impara da solo oppure gli vengono detti da altri che si sono scontrati su queste cose. Quindi vi aspettiamo tutti mercoledì prossimo per Mozilla Hubs Spoke e nel frattempo appunto metteremo poi il compito ufficialmente. Sì, l'ora è fondamentalmente questa, giusto? Quindi 21:15, perché così più o meno a quest'ora, 10:30, riusciamo a finire. Quindi io finisco la registrazione e...